Comprare un nuovo notebook potrebbe sembrare più semplice anche solo rispetto ad un paio di anni fa. È davvero difficile al giorno d'oggi trovare un PC portatile che vada proprio male. In realtà la situazione è un po' diversa, sul mercato ci sono tanti PC portatili molto simili tra di loro, c'è da stare attenti ad una marea infinita di sigle, RAM, generazioni, memoria, chi più ne ha più ne metta. Per questo motivo vi dico i 5 errori più uno da non fare prima di acquistare un nuovo notebook. Il primo errore da non fare è quello di non considerare le esigenze attuali e quelle future. Comprare tanto per comprare non ha senso, soprattutto se si ha fretta di comprare un nuovo notebook e si sa, la fretta è cattiva consigliera. Meglio prendersi quindi un paio di minuti per provare a preconfigurarsi lo scenario di utilizzo del nuovo notebook e provare a capire anche quali possono essere le esigenze future. Faccio un esempio, magari siete degli studenti e non necessitate di una macchina particolarmente potente. Però in realtà poi c'è da chiedersi, siete studenti, andate a scuola, andate all'università, quale università? Perché magari ingegneria e architettura hanno bisogno di macchine un po' più potenti. Oh, e il quadro delle domande da farsi si allarga notevolmente se con il nuovo portatile ci dovete lavorare. Le esigenze di ognuno di noi sono diverse, è importantissimo sapere bene cosa si andrà a fare con quel portatile, anche se ci fate poco, anche se non vi serve a molto. È importante anche per adeguare le aspettative. Il secondo errore da non fare è quello di non approfondire bene la scheda tecnica. Sì, lo so, per molti di voi questi consigli possono risultare scontati, ma vi assicuro che non lo sono per tutti. Mi è capitato più e più volte con amici e parenti di dover consigliare un altro notebook rispetto a quello che avevano selezionato, semplicemente perché avevano scelto un notebook con un processore di 3-4 generazioni fa, ad un prezzo non proprio conveniente. Vi do un consiglio, un trucchetto semplicissimo per capire se il notebook che avete puntato ha un processore recente o meno. Esempio, sento spesso dire alle persone che non hanno bisogno di chissà quale potenza, gli serve solo un Core i5, indipendentemente dal brand e da tutto il resto. E allora cosa fanno? Spesso vanno su Amazon e fanno una ricerca generica per notebook Core i5, selezionando magari il primo prodotto sponsorizzato da un annuncio e lo prendono in seria considerazione. Per scoprire che tipo di processore ha e se è recente, vi basta leggere le cifre dopo Core i5. Solitamente indicano la generazione, in questo caso ottava, ma se la vogliamo fare ancora più semplice, selezionate il nome del processore e cercatelo su Google. Il primo risultato che verrà fuori sarà la pagina del produttore, in questo caso Intel, ma va bene anche per AMD, e potrete controllare l'anno di uscita, oltre ai vari dettagli come la frequenza, il numero di clock, thread e via dicendo. A questo punto basterà tornare su Amazon, cercare meglio e trovare un processore più recente e di conseguenza un notebook complessivamente migliore. Ma un notebook non è solo un processore, è importante valutare bene anche la RAM e lo storage interno. Per quanto riguarda la RAM, il mio consiglio è di non scendere sotto gli 8 GB, che non sono tantissimi, ma se utilizzate con calma il dispositivo possono andare bene. Poi su alcuni notebook è anche possibile aggiungere fisicamente più RAM, aggiornare la RAM, ma è un altro discorso. In generale, più RAM c'è, meglio è, e la stessa cosa vale anche per lo storage. Per lo storage, però, ho alcune dritte da dovervi assolutamente dare. Evitate, evitate, evitate gli hard disk, anche se sono capienti, sono molto molto lenti, hanno velocità di lettura e scrittura davvero basse e siccome sopra c'è installato il sistema operativo, è meglio puntare allo storage di nuova generazione come gli SSD. Ma anche per gli SSD ho da fare qualche precisazione. Se potete puntate agli SSD M2 con protocollo NVMe, sono assolutamente le memorie più veloci in circolazione e vi daranno un ottimo boost prestazionale. Attenzione però, esistono anche SSD M2 con protocollo SATA, sono un po' più lenti. Se possibile cercate proprio la scritta NVMe su Amazon o sullo store e se non la trovate andate sulla pagina del produttore del notebook che lì c'è tutto. Il terzo errore da non fare riguarda la scelta del display. Il display è la parte del notebook che osserviamo di più durante l'arco della giornata ed averne uno buono ci permette di consultare informazioni o semplicemente guardare un video in qualsiasi condizione di luce. La prima cosa da osservare è la diagonale. 13 pollici sono solitamente per la mobilità, da 15 pollici a salire se cercate uno spazio di lavoro maggiore.
14 pollici potrebbero essere uno sweet spot. Attenzione anche all'aspetto di forma, 16 noni per la multimedialità vanno benissimo, ma i 3 mezzi sono perfetti per il lavoro. Per quanto riguarda la risoluzione, andate tranquilli con un Full HD, sia su notebook di fascia bassa che su quelli di fascia alta. Su diagonali così contenute andare troppo su con la risoluzione non è sempre un bene, a meno che non siete dei fotografi o dei content creators ed avete bisogno di maggior precisione. Fate più attenzione alla tipologia del pannello. Evitate TN, andate DPS, LCD, quello che volete se avete budget, anche un OLED, ed in particolare potete andare a ricercare la finitura antiriflesso opaca. Vi darà quel boost in più, soprattutto se lavorate in mobilità, magari in treno, in aereo, per evitare tutti quei fastidiosissimi riflessi di un display lucido. Per quanto riguarda i display con refresh rate elevato, quelli li consiglio solo ai gamers o a chi ha macchine con schede video così potenti da generare tutti quei frame. Il quarto errore da non fare è quello di non considerare quei piccoli aspetti secondari che in realtà tanto secondari non sono, come per esempio andare alla ricerca di una buona tastiera o di un trackpad che non vi costringa ad utilizzare un mouse esterno, come sottovalutare il set di porte. Il set di porte viene sempre ignorato dai produttori, notebook ormai è un trend. Io vi consiglio, per stare tranquilli, almeno 3 USB full size, un jack audio, un HDMI e un lettore di scheda micro SD o scheda SD in generale. Il bonus è trovare la porta USB Type-C, perché quella con un semplice dongle vi permette di espandere molto le vostre possibilità. Per la maggior parte delle persone una scheda grafica dedicata è inutile, quindi se non avete bisogno, non perdeteci tanto tempo. Potrebbe essere invece utile cercare di capire quali componenti interne possono essere aggiornate. Su quasi tutti i notebook è possibile cambiare il modulo SSD, su alcuni è possibile aggiornare la RAM e la scheda video, ma se non siete particolarmente esperti, vi basterà fare una ricerca su YouTube con nome notebook più disassembly, ci sarà sicuramente qualcuno che avrà smontato il notebook e che vi permetterà di capire come aggiornarlo. Ed in più vi permetterà anche di dare uno sguardo al sistema di raffreddamento, che non fa mai male. Il quinto errore da non fare è quello di non settare bene le aspettative in base al prezzo. Se volete spendere meno di 500 euro per un nuovo notebook, è necessario dover accettare dei compromessi. Quali possono essere questi compromessi? Sicuramente l'estetica, i materiali, una tastiera non proprio precisissima, un trackpad piccolino e poco scorrevole. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, se scegliete bene un Ryzen 3, un Core i3, iniziano ad essere interessanti se abbinate a dei moduli SSD abbastanza veloci. La multimedialità è un altro compromesso da accettare, display con luminosità bassina e audio così e così. Tra i 500 e i 1000 euro le aspettative possono alzarsi un bel po', ci sono delle prestazioni decisamente interessanti con processori Ryzen 5, Ryzen 7, Core i5, Core i7, decima e undicesima generazione, abbinate a memoria RAM in dual channel, ad SSD, M2, NVMe, molto molto rapidi, poi ci sono dei display borderless fatti bene, delle tastiere precise, trackpad scorrevoli, insomma un'esperienza complessiva con anche dei design che vi fa sembrare che il notebook costi decisamente di più. Chi va oltre 1000 euro per un nuovo notebook o è un gamer e vuole il massimo delle prestazioni o è un professionista e cerca alcuni aspetti in particolare, e per questo motivo è ancora più importante tornare al punto 1, cioè chiedersi bene che cosa si andrà a fare con quel notebook, che tipo di prestazioni si ricercano da quella macchina, perché oltre 1000 euro ci sono PC portatili fantastici in grado di dare soddisfazione praticamente a qualsiasi tipo di esigenza. È proprio perché ci si ritrova in una vera e propria giungla di proposte, ecco che l'errore bonus più uno da non fare diventa importante, cioè non seguire la nostra nuova guida top notebook che si affiancherà a top smartphone che trovate su tutto Android, curata da Michael. Oh, bene, direi che ci siamo. In descrizione vi lascio tutte le nostre guide, approfondimenti su notebook, processori, RAM, memorie, chi più ne ha più ne metta. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!